rusting in the rubble, running to a faint. Need a brand new coat of paint. I found myself in trouble, thinking about what ain't never gonna be a saint. Saint float like an eagle, fall like the rain, pour into pour out. Buongiorno a tutti. Oggi Get Ready With Me in versione mattutina, vado veramente di frettissimo, ho fatto tardissimo. In questo video vi faccio vedere qualche prodottino nuovo che sto testando, tra cui qualche prodotto della Labo, questa linea qui, oro rosa, rosa fucsia. Ed ho eseguito un trucco totalmente opaco sugli occhi e sulle labbra, proprio per farvi vedere che non per forza bisogna usare colori shimmer per avere un effetto glow luminoso ed elegante. Anzi, a mio parere, i colori opachi sono estremamente belli e eleganti. Un po' più difficili da sfumare, da modulare, però con un po' di pazienza e dedizione in quello che fate, vi assicuro che l'effetto sfumato viene ugualmente bene. Ho utilizzato questa palettina qui di Bizarre, che è una delle palettine più famose nel campo beauty di trucco correttivo, è un'azienda francese bellissima, veramente vi consiglio di andare a vedere in giro che cos'è questa azienda. E niente, io spero che questo look vi piaccia, vi lascio al video. Inizio ad applicare il contorno occhi antirughe di Più Officina Toscana. Applico un pizzico leggero di fluido antiossidante, sempre della stessa linea. Alla salute! Adesso applico questo fondotinta qui, che è della Labo Filler Makeup with 6 Hyaluronic Acids, il Soft Glow Foundation nella colorazione 14. Lo sto testando da una settimana e devo dire che, non lo so, cioè mi piace tantissimo. Allora, è un fondotinta che è di mezzo tono più scuro della mia pelle, ma proprio mezzo tono. Siccome è ultra leggero, io lo applico con le dita, perché l'applicazione con le dita mi permette una stesura omogenea di questo prodotto, ma soprattutto è come se andasse a omogenizzarsi maggiormente al mio incarnato. La copertura è leggera, quindi non è un fondotinta pesante, è luminoso sul viso, ma non è grasso. Quindi per la mia pelle, che tende a lucidarsi, va comunque benissimo se fissato con una cipria. A me personalmente questi puntini rossi non dispiacciono per tutti i giorni, perché è una base più naturale, cioè non mi piace avere l'effetto finto sul viso, pesante, troppo corposo, quindi non vado con i correttori a correggere le discromie. Non mi piace proprio come effetto personale da tutti i giorni. Ed applico l'Eras Paste numero 2 di Benefit, che è questo corallo un po' più chiaro. Ultimamente ho delle occhiaie da paura, proprio perché ho miliardi di problemi. Infatti non so come faccio a registrare questo video, ragazzi. Sapeste quello che mi è successo in questo fine settimana? Avete presente quelle situazioni tragicomiche che vedete su Striscia la Notizia, Le Iene? Ecco, cioè sì, quelle situazioni sono successe a me e a Marco, cioè quella tipologia, dici, ma non potrà mai succedere a me, invece poi alla fine è successo.
Intanto che vi racconto, applico la mia solita cipria Actin di Bioniche che ho tritato, quelle per pelle a tendenza acneica, e la applico con questo pennello di Sephora che è piccino e mi permette un'applicazione più precisa del prodotto. Dicevo, noi abbiamo comprato dei mobili in un mobilificio delle nostre parti e abbiamo comprato tutto lì perché principalmente non abbiamo avuto ovviamente tempo, lavorando tutte e due, di andare alla ricerca di tutto. Allora ci siamo affidati ad un architetto di questo mobilificio che ci ha fatto un preventivo di tutti i mobili per le nostre esigenze e ci ha accontentato sia con il prezzo che su tutto, no? Quindi niente, ci ha accontentato ed eravamo felici e contenti. Questo verso novembre e i mobili erano in consegna per fine febbraio. Intanto vado con quest'altra terra qui della Labo, sempre. È un trio, numero 32. Vedete che c'è step A, step B, step C. Scolpire, definire, ravvivare. Cioè scolpire, definire, ravvivare. Io utilizzo questo qui più scuro con un altro dei pennelli. Io ne ho due, uno più duro e uno più morbido. Il più duro e il più vecchio. Il più morbido lo utilizzo per il fard che più, cioè, si sfuma di più. E vado a utilizzare prima questo qui proprio per dare definizione. Poco al di sopra applico questo e poi applico il fard e sfumo il tutto. Quella media la utilizzo anche per restringere il suo naso di cacca che mi ritrovo, quindi inizio proprio da quello. Il problema è stato che dovevano arrivare per fine febbraio, allora niente, abbiamo iniziato a chiamare questo architetto, allora i mobili sono pronti, sì, 15 giorni di ritardo. La conclusione è che questa persona a un certo punto non ci ha risposto più, siamo andati al mobilificio e questo era sparito. Fortunatamente i nostri soldi non se li è rubati perché abbiamo fatto il bonifico direttamente al mobilificio, però molte persone che avevano pagato in contanti, diciamo l'acconto, hanno appizzato anche i soldi. In più la cosa più grave è stata appunto che non ha fatto l'ordine, cioè lui non ha ordinato tutto e quello che ha ordinato molto spesso non era quello che avevamo scelto noi. Io non so perché questa persona abbia fatto questa cosa, se contro il mobilificio, ma contro di noi, non lo so. Onestamente, veramente ancora sto scottata perché questa è una cosa che è successa venerdì e oggi è lunedì. Io ancora ci penso. Anche perché tutto il tempo che lui ha perso con noi nella scelta delle cose, sapete, non vi rendete conto. Oggi che è lunedì, hanno spedito gli ordini più importanti, tra cui anche la camera da letto, parte della cucina, perché non avevo ordinato tutto della cucina, non ho capito il motivo, non avevo ordinato il frigorifero, cioè molte cose non le avevo ordinate. Quindi già ci hanno detto che la camera da letto arriverà tra 60 giorni e noi ci sposiamo tra 40, quindi vi dico solo questo, fard. Che hanno messo tantissimo. Sfumo con un pennello più ampio. Applico un pizzico di Premier Potion di Urban Decay. Devo dire la verità, il mobilificio si è messo a completa disposizione. Ci sta aiutando a risolvere il tutto, anche appizzando molti soldi, perché comunque al di là del fatto che uno gli potrebbe fare causa, loro possono ovviamente non dare più ai clienti tutto quello che lui aveva promesso, anche perché molto spesso, pur di chiudere questi contratti, lui ha abbassato molto i prezzi. Applico questo ombrettino in crema della NYX che si chiama Ombre Rose e lo applico solo sul dotto lacrimale, qui, sfumandomelo leggermente verso l'incavo. Questo è uno dei miei ombretti in crema preferiti, pratici da tutti i giorni, perché comunque riesco a essere precisa per questi punti luce che voglio dare leggeri. È madre perlato, quindi è molto elegante secondo me. Allora, per questo trucco uso questa palettina qui, che è della Visart. È una palettina naturale, e vado appunto a fare una sorta di degradé. Quindi vado prima con un mix di questi ombretti champagne, poi vado con un intermedio,
un mix tra questi due e poi vado con il nero marrone nella piega. Quando usate i colori opachi dovete avere il contorno occhi estremamente idratato. In questo caso io qui non ce l'ho abbastanza idratato, quindi mi fa un poco di grinzetta, però questa la vedo solo io perché lo so che non ce l'ho. Allora, i colori opachi sono quelli più difficili da sfumare senza creare macchia, ok? È la sfida delle sfide di tutti i truccatori, nel senso che secondo me, si vede un bravo truccatore proprio quando si utilizzano i colori opachi. Il trucco è di applicare poco prodotto per volta. Allora, siccome il mio abbigliamento di oggi è sul grigio, vado ad applicare anche questi colori qui. Ho cambiato idea. Quindi non sarà troppo sul marrone, ma più sul grigio. Non fate caso alle sopracciglia che devo fare, ovviamente. Dicevo, il trucco è applicare poco prodotto per volta, perché se applicate tanto nero, tanto marrone, la sfumatura con i colori opachi non verrà mai graduale, ma verrà tutta una macchia. Ed adesso vado a sfumare un po' il bordo di questa piccola sfumatura che mi sono ricreata. Vedete che è ancora molto leggera. Siccome è un trucco da giorno naturale, non voglio comunque cedere, quindi non sarà troppo scura. Visart è un'azienda francese molto professionale, infatti non fa solo questo, fa anche tante altre palette. Si trova online da Beauty Bay, se non sbaglio, o da Love Makeup, un altro sito. E veramente molto molto bella. Marco, il buongiorno di Marco. Io sto in netto ritardo, ovviamente. Allora, adesso applico questo, che è lo Stick e Shadow di Kiko nella colorazione 19, che è un grigio e che trovo ci stia benissimo con tutto il trucco che ho appena fatto. Allora, vedete, io l'ho applicato sulla rima ciliare come se fosse un eyeliner, ma senza essere precisi perché tanto vado a sfumarmelo, perché non voglio un effetto troppo netto, visto che è tutto sfumato, tutto estremamente delicato ed elegante, non voglio questo effetto eyeliner vero e proprio. Ok, non amo molto truccare la parte inferiore dell'occhio, l'avete notato in molte, perché mi basta tantissimo lo sguardo e soprattutto quando so di stare fuori tante ore. È una cosa che non amo fare a fine serata, cioè tipo anche nel pomeriggio. Quando mi vedo più stanca, quindi cerco di non truccare molto la rima ciliare inferiore, se non con il mascara. Ok, vedete, secondo me è molto elegante come trucco. Adesso vado con questo matitone qui di Benefit, sempre, che è per le sopracciglia, però lo applico all'interno della congiuntiva. Io lo applico leggermente sotto l'arcata, anche se devo fare le sopracciglia, che schifo, raga. Me ne sono accorta stamattina, solo che ho la pinzetta lì sul beauty, quindi altrimenti che get ready with me sarebbe, no? Se fosse tutto estremamente preparato. Ho acquistato da Kiko questo mascara qui in offerta perché era 3,90 euro. Vedete, c'è questo scoglio qui. Volevo provare un nuovo mascara perché sto usando sempre lo stesso. Infatti, nel video che andrà online oggi, il Get Ready With Me con lo Smokey Eyes magnetico, io vi chiedevo un mascara da consigliarmi. Proprio perché usando sempre lo stesso, mi dispiace che magari appunto non testo nuovi prodotti, perché
Voi sapete, quando voi vi trovate bene con uno, io uso quello là, volume, Sculpt volume di Kiko, quando vi trovate bene con uno, difficilmente si cambia. Questo l'ho applicato ieri, no, l'ho applicato 4-5, per 4-5 giorni consecutivi, dà un bel effetto, vedete, comunque naturale, non è eccessivamente pesante, e riesco a modellare bene le ciglia perché ha questa forma conica. Vedete com'è? Più passate fate, più date volume, però non è quel volume pesante. Me lo sono ficcato nell'occhio, ovviamente. Per le sopracciglia applico Uranus di Nabla. Allora, prima di applicare il rossetto, visto che ho pensato che questo trucco lo intitolerò Total Matte, vado ad applicare come illuminante un mix di questi due ombretti opachi che ho usato per l'occhio. Vedete che nonostante siano opachi, ovviamente l'effetto glow si vede lo stesso, vedete? Allora, il punto luce opaco è quello perfetto per chi ha qualche segno in più. Segno nel senso qualche o per chi non ama quell'effetto troppo glow e magari ha troppi pori dilatati e si vedono ancora di più, È un po' il mio caso, però a me piace lo stesso il punto luce per le dita. Stessa cosa, volevo applicare i nuovi gloss di Neve Cosmetics che sono bellissimi. Però visto che è un total matte, applico questa tinta che è il Sell Out di Too Faced. È una tinta molto fresca come colore, mi piace molto. Allora, teoricamente io dovrei sciogliere i capelli, però questo look secondo me è perfetto con uno chignon basso, sapete quelle cose così, vedete così. Però io li sciolgo perché no, fanno schifo. Mi farò le anteprime così, ma vado al lavoro con i capelli sciolti, sappiatelo. E niente, questo è il look finito. C'è qualcosa che non mi piace, devo vedermi meglio la luce naturale, come al solito so queste 30.000 luci e non riesco a vedere bene. Io spero che questo look vi piaccia, fatemelo sapere con un commentino qui sotto come al solito. Vi do un grosso bacio, scappo al lavoro.